Buon pomeriggio amici sportivi, stadio comunale di Otranto, incontro di calcio valido per il campionato di promozione. Invece la formazione della Virtus Francavilla che schiera tra i pali con numero 1 Di Punzio, numero 2 Macia, numero 3 Margagliotti, numero 4 Biason, numero 5 Lopetuso, numero 6 Di Stani, numero 7 Morleo, numero 8 Pizzola, numero 9 Gigi Galeandro, numero 10 Miceli, numero 11 Arcadio. Ricordiamo che manca lo squalificato Cristian Quarta, espulso proprio nella gara di domenica scorsa per doppia ammonizione. Arriva anche a saltare Lopetuso nel cuore dell'area di rigore da dietro. C'è anche Morleo in area di rigore, Margagliotti, calcio d'angolo, pallone dentro, Gigi Galeandro di testa a rete! E il gol di Gigi Galeandro, vediamo un po' però. Forse è rimasto a terra un giocatore dell'Otranto, vediamo un po' la situazione. Si è fatto male il giocatore dell'Otranto. Si tratta forse di gol non convalidato. Può ripartire Miceli dall'altra parte, sta per arrivare a rimorchio Arcadio. Prova ad andare Arcadio, ancora Arcadio per Miceli. 1-2, Miceli si ferma. Pallone messo al centro, lontana però, ancora Arcadio. Prova la conclusione, rete! Il gol di Arcadio! 1-0 per la Virtus Francavilla. Al minuto 27 e 35 secondi, un erroraccio da parte di Salentino che è andato a rinviare un pallone proprio sui piedi di Arcadio, con il destro ha calciato, ha battuto Baglivo, pallone in rete, 1-0 dunque per la Virtus Francavilla. Riparte dunque con Baglivo, calcio di punizione per l'Otranto. Minuti di gara sono 35 in questo primo tempo, Virtus Francavilla avanti per 1-0, il gol messo a segno da Arcadio al minuto 27 del primo tempo. Intanto Pizzola da allontanare, pallone recuperato da Salentino per un attimo, ma è ancora Biason, prova ad andare verso la porta, Biason, tiro, rete! Carlo Ezechiel Biason, 2-0 al 36esimo minuto, il turo argentino Biason, 2-0, recupera un pallone, una scorribanda verso la porta di Baglivo, uscita e palla in rete, 2-0 per la Virtus Francavilla qui ad Otranto. Non crediamo in una conclusione da lontano di Pizzolla. Attenzione, forse sarebbe Pizzolla la finta, poi si sale uno schema, Galeandro, pallone per Pizzolla dentro, poi Lopetuso, rete Marco Lopetuso, 3-0 per la Virtus Francavilla. Il pallone era stato messo in mezzo, poi Pizzolla ha provato la conclusione un po' sporcata, si è avventato da dietro, è arrivato Lopetuso, con il destro ha messo in rete, 3-0 al 37esimo minuto, la Virtus Francavilla con il suo uomo importante in difesa, Lopetuso. In questo momento al 50esimo minuto l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finale che vede la Virtus Francavilla che vince qui a Otranto per 3-0 in virtù dei gol siglati al 27esimo da Arcadio del primo tempo e raddoppio al 41esimo minuto da Ezechiel Carlos Biasone, nel secondo tempo al 31esimo minuto il terzo gol di Lopetuso su un calcio di punizione a schema, si era inserito Pizzolla, pallone dentro, Lopetuso ha messo in rete proprio sotto porta e dunque 3-0 finale, Virtus Francavilla che adesso è seconda da sola in virtù del pareggio dello Stun.